Una discarica abusiva di 7.000 metri quadri è stata sequestrata a Ortona dagli uomini del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. L'area era utilizzata da una società operante nel settore della rivendita di autoveicoli che non ha mai dichiarato redditi al fisco. Posto ai margini di un'area industriale e mimetizzato tra i terreni circostanti, il sito è stato individuato grazie ad una serie di sorvoli attraverso i quali i finanzieri hanno notato la presenza di numerose autovetture in pessime condizioni, molte delle quali parzialmente smontate, localizzate all'interno di una struttura organizzata e ben delineata da un'apposita recinzione. Un più approfondito controllo ha permesso di appurare che non sussisteva alcuna autorizzazione per l'esercizio di un'attività commerciale nell'area e che la stessa non era nemmeno classificata come centro di stoccaggio o di scarica. Alla luce di quanto riscontrato, i finanzieri della stazione navale e della sezione aerea hanno bloccato l'illecito smaltimento di oltre 190 tonnellate di rifiuti speciali, costituiti da 130 veicoli fuori uso, di alcuni privi di targa e mancanti di parti essenziali per il loro funzionamento, cumuli di pneumatici fuori uso, parti di ricambio di autoveicoli e materiale di vario genere. I rifiuti erano in evidente stato di abbandono su un terreno privo di qualsiasi sistema di raccolta o contenimento dei liquidi pericolosi contenuti nei mezzi, con il conseguente rischio di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere. Oltre al sequestro preventivo dell'area, il gestore e il proprietario del terreno sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per la realizzazione di una discarica abusiva in violazione alla normativa ambientale vigente.